Live Social. Benvenuti a tutti cari amici di Live Social Radio, Radio News 24, con noi abbiamo Michele Orlando, medico veterinario, ci racconterà un pochettino la gestione degli animali da compagnia in casa durante questa quarantena. Michele, benvenuto ai microfoni di Radio News 24 e Live Social. Pronto? Pronto? Grazie, benvenuto. Benvenuto grazie ai mille. Microfoni. Saluto a tutti. Allora, come stavo un pochettino dicendo ai nostri ascoltatori, stavo spiegando un pochettino dei consigli che tu ci potresti dare. In questo caso ti chiedo proprio nel modo più semplice come possiamo gestire gli animali, i nostri cari animali da compagnia in questo momento di quarantena. Innanzitutto è un caso un po' particolare quello per i nostri animali vederci a casa in questo periodo, anche perché sono animali abitudinari, quindi non sempre considerano l'uomo, la presenza dell'uomo in casa. Ora si devono adattare anche loro, quindi avranno degli stress, così come lo stress avviene nella persona che rimane a casa. Il problema principale è che l'uomo cercherà di interagire quanto più possibile, perché naturalmente dovrà pur passare il tempo in quarantena e si accorgerà di avere un amico sempre in casa, quindi qualcuno con cui passare del tempo. Però tutto questo naturalmente potrebbe incidere sulla psiche o comunque sulla fisiologia dell'animale. Molto spesso si cucina di più, sto notando, io vengo chiamato spesso per delle patologie fisiologiche, non fisiologiche, quindi per patologie come diarrea, vomito. Le persone spesso passano sotto banco roba che non è abituato l'animale a mangiare, e quindi abbiamo delle problematiche successivamente gastroenteriche. Beh, quello è veritiero. Come? Dico no, è proprio veritiero, anche perché tanti si stanno, dicendo, buttando nella cucina e magari gli danno qualcosa che non deve. Stanno cimentando in prove culinarie non da poco, lo vedo anch'io in casa, cose non avremmo mai pensato di poter cucinare, ora avendo più tempo ci si prova, anche perché cerchiamo di non affollare i supermercati per comprare il pane, cerchiamo di non affollare i supermercati per non comprare cose che ci accorgiamo di poter fare anche per passare il tempo, chi ha bambini, chi è da solo, chi è social e vuole far vedere quello che riesce a fare nonostante un altro tipo di professione. E quindi poveri animali hanno da sopra anche un carico non indifferente. Sicuramente la gestione è più per quelli adulti o per quelli anziani da problematica. I cuccioli sono sempre felici di vedere una persona in casa, di poterla gestire in modo diverso, di poter avere una compagnia, un gioco, qualche cosa che gli manca nel momento in cui non è presente il proprietario. Mentre quelli più adulti, ripeto, ricevo diverse chiamate per comportamenti anomali, che sono abituati a non, tipo i gatti, a non avere la presenza dell'uomo, e quindi ora si rintanano o si rifugiano in comportamenti anche aggressivi, perché l'uomo, ripeto, cerca l'interazione. Bisognerebbe capire ora quali sono le notizie importanti da prendere. Tutto sta nell'informazione. Sì, quello è veritiero. Ultimamente abbiamo notato tante cose, tante informazioni date in televisione soprattutto, o tramite i social network, dove la pulizia delle zampe dell'animale quando esce, tipo prendiamo per esempio il cane, abbiamo avuto il problema della candeggina. Non so da dove sia arrivata questa notizia, da che fondamento abbia nel pulire le zampe dell'animale con la candeggina. Sì, è stata una cosa che anch'io avevo visto sui social, ed è stata veramente fuori da ogni comune praticamente. Penso che non è normale una cosa del genere. Guarda Michele, ti dico una cosa, abbiamo ancora un minuto e ne approfitto per dare un attimo il tuo contatto social e poi ti faccio un'altra domanda e poi arriviamo ovviamente ai saluti. Ambulatorio certo. Veterinario dr.D'Amico Salvatore su Facebook, così per qualunque evenienza sì. Vi possono trovare in generale. Quello che ti volevo chiedere, visto che mi hai detto che stai ricevendo tante telefonate in generale, sì, diciamo che la telemedicina l'abbiamo scoperta ora noi veterinari, purtroppo.
Sì, giustamente, ma quello che ti voglio chiedere era, quindi diciamo che state lavorando anche voi nel cosiddetto smart working, cioè riuscite a mantenerlo? Riusciamo a mantenerlo nel limite possibile, nel senso comunque abbiamo tanti casi, noi facciamo emergenze, ma emergenze strette, se possiamo risolvere o rimandare un problema facendo o riuscire a mettere la cosiddetta pezza a colori per poi aggiustare il tutto, cerchiamo tutto di fare da casa, certo. Naturalmente ci sono emergenze che non possono essere rimandabili, però qualsiasi cosa da casa, al telefono, con le domande giuste, con il proprietario giusto che capisca anche la domanda fatta o la risposta da dare, aiuta tanto in questo caso il veterinario e quindi anche l'animale. Beh, Noi giustamente. non siamo contro questo tipo di servizio, però c'è bisogno sempre di una collaborazione per avere l'animale al primo posto nella salute. Giustamente. Guarda, Michele, io ti ringrazio per quello che tu ci hai raccontato. Siamo arrivati ufficialmente alla fine. Ti auguro una buona giornata e un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo! Un saluto a Grazie. tutti! Continuate a seguirci sul live, social radio, sempre su Facebook. Noi torniamo subito con un'altra storia. Social.